Marshall Stalin è stato uno dei più grandi, straordinari etnologi e antropologi del Novecento e purtroppo scomparso nel 21, ma ci ha lasciato un corpus di riflessioni e di pensieri straordinario. A cominciare dal primissimo libro pubblicato all'inizio degli anni 70, che è questo, Economia dell'età della pietra, in cui si ragiona sulle, mette come dire, i fondamenti di un percorso lungo che continua su temi molto molto simili per arrivare all'ultimo libro che ci ha lasciato, il 2014, che è Nonostante Tucidide, la storia come cultura. E questi sono, come dire, il primo e l'ultimo, e in cui in mezzo c'è tutta una rete, una trafila, una trama di riflessioni che però le unisce. Personaggio straordinario perché erede di una famiglia di immigrati russi e dalla mamma di Marshall, che è stata una attivista che ha portato in America e ha seguito tutte le indicazioni di Emma Goldman sulla base dell'anarchismo, anche lui è attraversato da questa come dire, da questo, cioè questo DNA anarchico che lo ha accompagnato nel lavoro che ha fatto, sia contrastando le scuole, le grandi scuole, ma proprio come pensiero, come riflessione. Poi cercherò di dire qualcosa anche su questo, e poi per arrivare poi alla fine questo grande incontro poi con Graeber, con cui hanno scritto assieme anche numerose cose, e qui per esempio nell'Economia dell'età della pietra Graeber ha scritto una bellissima introduzione a questo libro, che è il suo primo libro. Qual è il ragionamento di base? Allora lo potrei sintetizzare in questo modo. Esiste un famoso libro di Lévi-Strauss che si chiama Il pensiero selvaggio. Ecco, Marshall Stalin sostiene che non c'è solo il pensiero selvaggio, ma ci sono anche le strategie dei selvaggi. Cioè, i selvaggi in qualche modo, ovviamente selvaggi tra virgolette, ovviamente con tutte le accezioni che vanno dette del caso, le popolazioni, tutte le popolazioni, non seguono solo modelli prescrittivi, cioè che si comportano secondo sistemi già previsti e organizzati, ma invece seguono, come dire, delle strategie, seguono degli interessi, seguono delle regole, per cui la struttura sociale in qualche modo fa sempre i conti con il contingente, su ciò che accade in determinati momenti, su ciò che succede in determinate occasioni. E quindi non possiamo dire che si seguono delle linee prescritte, come non si può dire che esistono delle formule e forme consolidate e predefinite, perché tutto in qualche modo bisogna cercare di leggerlo, di capirlo, scendendo nelle situazioni, quindi fare etnografia o fare etnografia storica, che ci permette di poter costruire quali sono le regole del gioco e che strutturano i comportamenti e l'organizzazione dei comportamenti. E qua Salins ha avuto un ruolo fondamentale dal suo primissimo libro, per cominciare da questo, perché qua ci dice praticamente che l'idea è che una volta c'era, come dire, il mondo primitivo, tra virgolette, era un mondo, come dire, che oggi ci appare scomodo, che oggi ci appare faticoso, che oggi ci appare senza i comfort che abbiamo noi, questi comfort li vediamo come un grande successo in questo momento. E Salin ci spiega esattamente che è il contrario. E il contrario perché? Perché quelle popolazioni di allora avevano tutto ciò di cui avevano bisogno, ma nulla di più. Non avevano bisogno di una iperproduzione, non avevano bisogno di una grande quantità di prodotti materiali per vivere, perché potevano prendere e utilizzare quello che gli era necessario e potevano farlo tranquillamente rifacendosi alla natura e compensando la natura di ciò che poi la natura gli dava, dandoglielo indietro, per esempio con un grande sistema rituale, con grandi sistemi di riconoscimenti che ridavano alla natura, quello che cerimoniali, che permettevano alla natura di riavere indietro ciò che avevano dato.
E quindi questo, come dire, stabilisce la base di una relazione ecologica col mondo, un'ecologia che noi abbiamo perso e che abbiamo distrutto perché per arrivare, come dire, a una forma di iperproduzione, una forma di ipercommercializzazione, una forma di iperarricchimento da parte di chi ha in mano le catene del potere. E questo ovviamente è un'alternativa che Salins pone dal suo primo iniziale ragionamento. Ragionamento che si incentra sulla casualità e sulle attività che fanno le persone che nelle occasioni in cui si trovano a gestire la loro vita sociale e come questa impatta, come dire, con situazioni invece che sono molto più grandi di loro. Uno dei libri, Isole di Storia, per esempio, che non sta tra questi, è il che cosa succede al capitano Cook quando arriva alle Way e succede di arrivare lì esattamente nel giorno in cui c'è la cerimonia per il diolono, si aspetta il ritorno del diolono. Quindi Cook viene scambiato per il diolono e diventa, come dire, si fa la grande cerimonia per Cook, questo viaggiatore inglese conosciutissimo, che viene invece annesso, sovrapposto all'immagine di questo dio locale che è il dio Lono. Naturalmente la storia finirà in maniera tragica, come sappiamo, ma Salins non si ferma lì, perché c'è sempre l'evento, c'è sempre la storia, c'è sempre la contingenza che riscrive la struttura, esattamente poi come narrerà mettendosi a confronto con un elemento, come dire, fondativo del pensiero occidentale, che è la guerra del Peloponneso di Tucidide. E in questo libro Salins cosa fa? Fa una cosa straordinaria, perché mette assieme un confronto che è quello tra il mondo di Tucidide con il mondo delle isole Figi, che è il territorio, diciamo, che lui ha studiato principalmente, e quindi va a vedere come sono svolte le guerre tra i vari regnanti delle isole Figi e le mette in parallelo con, stiamo parlando delle guerre avvenute nel 1800, e le mette in parallelo invece con le guerre del Peloponneso narrate da Tucidide. Ecco, la cosa straordinaria che individua è come, per esempio, in Tucidide non ci siano protagonisti individuali e come ci siano delle generalizzazioni. Cioè, come si parla, per esempio, di ateniesi, si parla di spartani, ma poi in realtà non si parla degli individui, delle persone, di coloro che agivano. Ci mostra come soltanto alla fine degli ultimi libri delle guerre del Peloponneso abbiamo queste individualizzazioni. E quindi sottolinea come il procedere di Tucidide sia un procedere per generalizzazioni, ma anche nel tentativo di individuare quali sono le caratteristiche proprie dell'uomo. E qui, come dire, qui Salins comincia un po', come dire, a concentrare la sua attenzione su questo. Esistono caratteristiche generali dell'uomo? L'avidità è una caratteristica generale? La capacità di accumulazione è una caratteristica generale? Qui ci, come dire, mette un po' il freno a queste ipotesi, e tant'è vero che poi da qui nasce la vicinanza con Greber. Noi non abbiamo come umani delle caratteristiche che possono essere, come dire, che ci appartengono imprescindibilmente dalle condizioni in cui noi ci troviamo a lavorare, altrimenti dovremmo dire che l'uomo è fatto per il capitalismo. No, non è assolutamente così. L'uomo non è fatto per il capitalismo, sono le condizioni, sono le situazioni in cui a volte può succedere, anzi capita molto spesso, che dentro a queste situazioni si diventa parte di una produzione capitalistica o vittime di un capitalismo, a seconda dei casi. E da qui Salins comincia, come dire, questa disamina del pensiero di Tucidide in contrapposizione a quanto accade nelle isole Figi, e come lì invece ci siano delle storie di personalizzazione e di individualizzazione, con nomi, cognomi, soggetti, diari di viaggiatori, diari di preti che stavano lì e che possono raccontare ciò che accadeva, creando, come dire, questa contrapposizione molto positiva che ci permette poi di cominciare, come dire, a dipanare queste storie per poter definire che cosa, e definire come funziona la storia, che
interrogandosi se ci può mai essere una storia che non sia antropologia, una storia che non sia anche storia della cultura, che non può vivere indipendentemente da essa. E lo fa ovviamente attraverso un modo di narrare che mette a frutto tutta la sua ironia, tutto il suo gioco, tutta la sua capacità di essere, come dire, satireggiare sulle cose che accadono. Per esempio, ci sono delle parti assolutamente molto divertenti sull'attuale postologia, uso il termine di postologia. Oggi viviamo nell'epoca del post, da quando c'è stato il postmoderno, anzi lui dice afterology, parlandolo in inglese. La postologia cos'è? Oggi viviamo in un'epoca del postmoderno, del post-Foucault, del postcapitalismo, viviamo un'epoca del dopo, siamo caduti nel dopo. E questo dopo da cosa è fatto? Ma è fatto, per esempio, da 100.000 soggettivizzazioni, c'è tutta questa parte divertentissima delle soggettivizzazioni, c'è il mondo femminile, c'è il mondo queer, c'è il mondo dei lavoratori, c'è il mondo, come se il mondo si fosse frantumato, come se questo vaso di Pandora si fosse rotto e possiamo ragionare soltanto tra cocci, tra pezzi, è cosa che assolutamente non gli pare un'ipotesi possibile, ma invece l'ipotesi è quella fatta, come dire, da strutture che noi possiamo riconoscere come strutture che vengono chiamate performative, altro termine che Marshall usa in maniera molto puntuale, per andare a inquadrare, per andare a vedere quali sono gli scambi, quali sono, come le persone si influenzano reciprocamente e come reciprocamente possono influenzare, cambiare, intervenire nelle strutture sociali e come le strutture non sono determinate che si ripetono senza cambiamenti. Le strutture sono qualcosa che è frutto e vengono modificate proprio dalle congiunture. Le congiunture sono quelle occasioni in cui l'uomo interviene per modificare la struttura. E lui fa un esempio calcistico che riguarda le squadre americane di baseball. Io potrei farla con delle squadre italiane. Per esempio, il Napoli vince lo scudetto perché c'è un genio assoluto come Maradona che dà la misura alla squadra. Oppure vince lo scudetto quando c'è un mister e un gruppo che lavora, altrimenti non funziona. Si è vittime soltanto di, come dire, di incapacità. Ma sono le persone, a seconda di come lavorano, a seconda di come si mettono assieme, a seconda di come organizzano il proprio gioco collettivo, a poter cambiare la storia o intervenire su di essa. Ecco, Marshall Salis ci insegna la centralità, come dire, dei soggetti, la centralità non della soggettologia, dei soggetti, uomini e donne viventi che fanno la storia, che nel momento in cui si mettono a confronto con le contingenze, con ciò che accade, sull'imprevisto, il caso, nel caso per esempio dei regnanti delle isole Figi, c'è una pistola che non spara e quindi questo cambia il corso della storia, un assassinio che non avviene e questo cambia il corso della storia, per farci capire come noi non possiamo costruire una storia al di là delle azioni che tutti quanti compiamo, anche lì dove è necessario agire, per cercare di modificare la struttura e cercare di opporsi all'idea, come dire, di un capitalismo perenne, di una società libertaria perenne, di un modello americano che possa essere perenne, ma delle possibilità invece del cambiamento proprio grazie all'intervento degli uomini e delle donne che hanno sulla storia, grazie alle loro culture e al loro modo di poter giocare la cultura e poter ricostruire la storia collettivamente.